per noi è stata sicuramente una buona gara. Era determinante venire qui e provare a vincere per continuare a sperare, per mantenere la classifica corta, per continuare a sperare e lottare per l'ingresso nei playoff. Devo dire che la squadra è rimasta sempre attenta e compatta. E uno dei pregi più grandi di questa partita, a mio avviso, è quello di non aver dato situazioni abituali, ma soprattutto secondi tiri all'avversario. A mio avviso ne abbiamo dati molti meno rispetto alla normalità casalinga di questa squadra, che ne cattura sempre tanti. Per cui la bravura dei ragazzi è stata l'attenzione che hanno messo su queste cose qui, piccole cose ma alla fine molto utili. Poi abbiamo provato un minimo a abbassargli il ritmo con le difese a zona, un po' ci siamo riusciti. Penso questa sia stata un po' la nostra partita. Poi sicuramente i singoli in attacco, buona partita, ma si è espressa bene tutta la squadra con attenzione, quindi direi che una gran vittoria di squadra, di là poi di prestazioni singole che sicuramente sono da sottolineare, quella di Green, quella dei lunghi, di tutte e due lunghi. Se non avete domande io vi saluto e vi ringrazio. Fiorentina comunque una squadra da Expo, 4 vittorie consecutive lontano da casa. Sì, ne abbiamo credo 6 o 7 totali, forse 6. Chiederemo di giocare in trasferta, lo stavamo dicendo adesso nello spogliatoio. Probabilmente il nostro campionato, al di là di tutta la situazione iniziale, dei vari infortuni di Mosley, poi di Green, insomma abbiamo sofferto tanto. Da quando siamo al completo è cambiato tanto, praticamente dall'ultima giornata del girone di andata che siamo entrati a regime, da lì sono arrivati parecchi successi, sono arrivate sconfitte in casa praticamente. Davvero quella davvero sciocchezza grande con Biella, brutta partita invece domenica con Trieste, abbiamo meritato di perdere. Però ecco, l'importante è continuare a esserci e continuare a lottare, credo che la prestazione di stasera ci dia questa possibilità. Grazie, buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.